Lo vedete che non gli interessa nulla a questi personaggi, non gli interessano le sofferenze di noi romani, la sporcizia della capitale, il fatto che tra un mese ci sarà il giubileo, la povertà, l'emergenza abitativa, nulla. A Renzi gli interessa di salvare un po' la faccia al Partito Democratico e ha paura delle elezioni perché il Movimento 5 Stelle è forte e Roma è con noi. Al sindaco Merino che gli interessa comunque di rimediare una poltrona in qualche modo, giochi, pantomime, cioè questi personaggi tengono sotto ostaggio la città, la nostra città è sotto ostaggio appunto di faide interne al Partito Democratico. Vogliono sfiduciare il sindaco? Benissimo, ecco la mozione, il Movimento 5 Stelle l'ha scritta, l'ha depositata, si può votare domani mattina e permetteranno a tutti noi romani, ci permetteranno di andare al voto e speriamo di votarli via. Vogliono loro presentare una mozione di sfiducia? La presentassero e gliela firmiamo, gliela votiamo senza problemi. La verità è che cercano tempo, provano a smarcarsi, cercano di spartirsi il potere, ma ci possiamo ancora fidare di questa gente? Io vi prego, spingiamo tutti quanti affinché si possa andare al voto a Roma il prima possibile e votiamoli via. Noi tutti cittadini, te compreso, abbiamo firmato dei pagherò, delle cambiali. Queste cambiali sono al 2017 e ce ne accorgeremo quando andremo a fare un pieno dal benzinaio che ci costerà 6-7 euro in più ed ogni volta che facciamo qualunque spesa, perché l'IVA passerà dal 22% attuale al 25%. Nella legge di stabilità purtroppo il governo ha deciso di mettere mano anche alla giustizia. Renzi ha infatti deciso di dimezzare gli indennizi per i risarcimenti per i processi troppo lunghi. Nella legge di stabilità non c'è trippa per gatti per il Sud, perché quel poco che era stato promesso si è rivelato un nulla. Ci sono episodici interventi sulla Salerno-Reggio Calabria, sulla Terra dei Fuochi, sull'Ilva, ma soprattutto è scomparso per esempio il Fondo di Sviluppo e Coesione, si tratta di circa 40 miliardi di euro. Ahimè, per l'anno 2016 i datori di lavoro si vedono ridotti gli sconti contributivi. Dal 100% che erano c'è una riduzione al 40%. Ci sono nella legge di stabilità ben 15 miliardi di tagli alle regioni nel prossimo biennio. Considerando che gli stanziamenti alle regioni vengono utilizzati per l'80% per la sanità, significa che le amministrazioni regionali saranno costrette ad aumentare l'addizionale regionale IRPEF e purtroppo proprio i ticket alla sanità. Colleghi, oggi poteva essere un grande giorno, il giorno in cui avremmo potuto abolire completamente e realmente i costi del roaming, rendendo l'Europa un continente davvero connesso, davvero proiettato verso il XXI secolo. Abbiamo invece ceduto nelle negoziazioni non solo ad un'abolizione del roaming ritardata e condizionata, ma le telecom potranno scaricare i mancati profitti sulla maggioranza degli europei, anche su chi il roaming non sa manco cosa sia, su chi non può usarlo perché è impossibilitato a viaggiare all'estero, sempre più numerosi in un continente che soffre la crisi. Sì, colleghi, poteva essere un grande giorno, invece abbiamo barattato una farlocca abolizione del roaming con la mancata definizione certa e incontrovertibile di neutralità della rete, con ripercussioni insidiose su chi magari non usa il roaming, ma usa internet nel proprio paese e la usa spesso tutti i giorni. Il decreto legge che il governo ci chiede di convertire in legge oggi non è altro che una proroga per consentire agli evasori di aderire all'ennesimo condono fiscale. La legge 186 del 2014, quella che voi oggi volete prorogare, era stata pensata per far dichiarare e rientrare i capitali detenuti all'estero, garantendo sconti sulle sanzioni pecuniarie e la non punibilità penale per i delitti commessi. In realtà, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, gli stessi sconti vengono concessi anche agli evasori nazionali. Si tratta di un vero e proprio condono. L'evasore, oltre a non subire conseguenze penali, riceve pure uno sconto notevole sulle sanzioni pecuniarie, che saranno pari a poco più del 15% di quello che avrebbe dovuto pagare in condizioni normali. Nel 2014 avete concesso agli evasori di farla franca, oggi gli concedete altro tempo per salvarsi. Voi perdurate negli errori e noi perduriamo nell'esprimere il nostro voto contrario. Oggi vi racconto di un grande risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle. Con una mozione abbiamo convinto il governo a impegnarsi a pubblicare i curriculum
e i certificati penali di tutti i candidati alle posizioni di manager dei CDA delle partecipate. Una cosa importantissima che finora non era stata ancora pensata, cioè un vero passo avanti nella trasparenza di queste aziende che gestiscono tanti servizi essenziali per i cittadini, ma che finora sono state sostanzialmente un buco nero per le finanze dello Stato. Io sono convinta che sia importante portare in Parlamento quello che è il lavoro dei cittadini. Questa mozione è il risultato di un grande lavoro che hanno fatto degli attivisti, dei cittadini, da dove provengo io, di Verona. Parlo di Luca, parlo di Cristiano, parlo di Federico, ma anche di Margherita e tanti altri che hanno partecipato e hanno voluto fortemente che si portasse avanti questa azione di trasparenza. Presidente, voglio ringraziare i cittadini che hanno creduto e scritto insomma questa mozione. Parlo di Luca, Federico, Cristiano e altri che hanno contribuito e hanno creduto in questa rivoluzione di trasparenza e partecipazione. Questa è una mozione, ho detto prima, una mozione significa che il governo si è impegnato a realizzare questa cosa e noi staremo qua a monitorare che lo faccia e a ricordarglielo eventualmente se non se lo ricorderà a breve. Sono 2 anni che in commissione di vigilanza RAI teniamo il faro puntato sulla questione degli appalti. È la prima cosa che abbiamo analizzato e abbiamo chiesto ogni tipo di atto, di documento, e noi abbiamo fatto ogni tipo di iniziativa parlamentare per vederci chiaro. Sappiamo che in Italia proprio gli appalti sono uno dei nodi più spinosi dove si annidano mazzette e corruzione, e purtroppo sembra che avevamo ragione su tutta la linea. E come reagisce il Partito Democratico e come reagisce il governo? Inserendo nella nuova normativa sulla RAI una deroga al codice degli appalti. Che cosa significa? Significa che tu, per aggirare il codice degli appalti vigenti, inserisci una nuova legge che bypassa la legge ordinaria. Questo è il modo per aiutare chi negli appalti vuole lucrare, vuole prendere mazzette, vuole essere un corrotto. Noi chiediamo che al Senato tutta la parte sulla deroga degli appalti in RAI venga definitivamente stralciata e che il PD e il governo facciano un atto vero di responsabilità. È successo qualcosa di scandaloso in questi giorni. 3 sottufficiali dell'esercito, dell'aeronautica militare italiana, sono stati accusati di aver fatto fuoriuscire informazioni riguardanti il volo di Stato di Renzi. In realtà queste informazioni sono assolutamente pubbliche su internet e posso anche mostrarvi il link con il quale è possibile tracciare l'aereo del Presidente del Consiglio. Adesso aprirò il link con il codice dell'aereo mobile del Premier e sul mio schermo appaiono, in questo momento non è in volo, quindi ho gli ultimi 6 voli effettuati da questo velivolo, con tanto di posizionamento, ora, data, e il tipo di velivolo utilizzato, altezza, ci sono tutti i dati su questo volo. È semplicemente sconvolgente che accusino queste persone di questa fuoriuscita di dati, in quanto è più facile tracciare l'aereo del Premier che non un pacco dell'SDA che ti deve arrivare a casa. E per un giorno abbiamo interrotto la battaglia che portiamo avanti in Consiglio regionale e siamo qui a compiere un gesto che ci onora, che è il gesto più alto che la politica può fare: restituire ai cittadini e alla collettività quello che è già loro, parte dei nostri stipendi che si trasformano in un'opportunità di futuro per questa terra, il Sannio, che è stata così devastata dall'alluvione. Qui ci sono 7 consiglieri regionali che in 4 mesi, tagliandosi la metà dello stipendio, hanno messo insieme oltre 100.000 euro con cui rimetteranno in piedi i laboratori di una delle scuole colpite dall'alluvione di Benevento. Sono contenta perché risolvo qualche problema. Possiamo, con questa cifra generosa, acquistare dei laboratori, quindi riprendere l'attività didattica seriamente. Ma sono anche contenta per il solco che è stato tracciato. Noi potremmo dire ai nostri ragazzi che sono sfiduciati, che se ne vanno all'estero, che dicono ormai l'Italia non ci offre niente, ormai il nostro paese, la nostra provincia, la nostra regione è corrotta, non ci offre niente, potremmo dire alt. Non è tutto così. Quando questi studenti di questa scuola accenderanno i loro computer, sapranno che quelle strumentazioni sono state acquistate grazie ad un politico del Movimento 5 Stelle che si è tagliato lo stipendio. E quindi si riavvicineranno alle istituzioni, cominceranno di nuovo ad avere la fiducia nelle istituzioni. Noi stiamo facendo la cosa più semplice di tutte. Stiamo tramutando in fatti le parole che diciamo. La legge
strage Bocca d'Utri in tempi record qualche giorno fa. Io credo che questo governo, dopo quello che è successo a Benevento, debba soltanto tornarsene a casa.